Ed ora, uno che non ha bisogno di presentazioni, signore e signori, Matteo Salvini! Mi speri che si offenderanno in su, se parlo menci più, più forte! Oh mia bella Madonna, che te brime de lontà, tu t'adore piscinina, ti te domine mila. Sotto a ti se vive la vita, se sta mai coi manima, canta in tu lontan de Napoli se mere, ma poi vieni anche a Milà. Grazie! Siete tantissimi! 100.000, no! 101.000! Alla faccia dei gufi di sinistra e degli sfigati dei centri sociali! Questa piazza è la piazza dei nostri figli. Questa piazza è la piazza del futuro, è la piazza della pace, è la piazza dell'antirazzismo, è la piazza del volontariato, è la piazza della solidarietà vera che non ci guadagna milioni di euro sulla pelle degli immigrati clandestini e degli italiani. Questa piazza è la piazza della gente per bene, onesta e generosa. I ladri e i razzisti sono in altre piazze, non qua stasera. Dov'è la gloria? Questa piazza è anche la piazza di questa mamma e di questo papà che arrivano da Trento e di questa bimba di 4 mesi, perché se siamo qua, siamo qua per il suo futuro. Un futuro libero, un futuro orgoglioso, un futuro dignitoso. Non abbiamo paura di far vedere il sorriso dei nostri bambini. E preferisco questi bimbi a quelli costretti a cantare le canzoncine per Renzi da maestre che dovrebbero essere licenziate. Grazie ragazzi, siamo qua per voi. Ieri sera ho avuto la fortuna di parlare per 20 minuti con uno degli uomini di Stato per qualcuno più pericolosi, per me più lungimiranti di questo periodo storico, che è Vladimir Putin, il Vladimir giusto, come si dice a casa nostra. E qua c'è, per 30 secondi, a portare il saluto a questa piazza, un rappresentante dell'ambasciata russa, accolto con calore perché la Russia è un'amica contro il terrorismo islamico e non è un pericolo e non è una nemica. Grazie, per me è un onore di eseguire il lavoro di un diplomatico, di portare un regalo a signor Salvini che ha lasciato Vladimir Putin dopo l'incontro che hanno avuto ieri. Prego. Che poco fa è stato in Russia e vuole instaurare un rapporto fondamentale fra Lega Nord e il partito nostro, diciamo russo, Russia Unita, e noi come parte russa appoggiamo tutte queste iniziative, che siano i rapporti interregionali o legami fra i vari partiti, perché sempre aggiungano farina dal proprio sacco per rafforzare i legami fra Russia e Italia. Grazie, a noi non piacciono le guerre, a noi piace la pace, a noi piace il dialogo e a noi piacciono i prodotti di casa nostra, come le mele della Valtellina, che per colpa delle sanzioni economiche che i pirla di Bruxelles hanno preso e i pirla di Roma hanno sottoscritto, stanno andando al macero. Noi vogliamo mangiare i prodotti della nostra terra, non quello che arriva dall'altra parte del mondo. Se lo mangi Renzi, quello che arriva dall'altra parte del mondo. Noi vogliamo mangiare e bere i frutti del nostro lavoro, i frutti della nostra terra da Trento a Palermo, perché noi siamo per il lavoro della nostra gente. Permettetemi di correggere alcuni giornalisti che evidentemente o non sanno o fanno finta di non sapere.
è giusto per dare nomi e cognomi. Ci sono i siti internet dei due principali quotidiani italiani, Corriere e Repubblica, Corriere.it e Repubblica.it, che bontà loro hanno dovuto riconoscere che la piazza è piena e chissà quanto gli pesa, ma hanno scritto che la piazza è piena perché la Lega oggi sta manifestando contro i migranti e contro gli stranieri. Palle! Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto! Noi non vogliamo i clandestini! In questa piazza ci sono padani, italiani, stranieri regolari. Io non salto un clandestino, Io salto un clandestino, No, però c'era qualcuno in passato, non so se abbiamo... Questa piazza in passato ha accolto qualcuno che alla faccia della Lega Nord voleva abbracciare i fratelli Rom e i fratelli musulmani. Poi io sono per la libertà di abbraccio. Ognuno è libero di abbracciare chi vuole. Abbracciatevi, ragazzi. Non... No, no. Vai. Vogliamo abbracciare quelli che vogliono pregare qualunque Dio e dire ai vostri fratelli musulmani che sono benvenuti in tutta Italia. Aiutaci a fermare l'invasione. E ognuno abbraccia chi ritiene di abbracciare. Io sono per la libertà di scelta e per la libertà di Vladimir e per la libertà di tutto. Ognuno fa quello che vuole nella vita. Basta che però si rispetti chi non la pensa come gli altri. Questa piazza è la piazza della civiltà, del futuro, del sorriso, della pace. A poche centinaia di metri di distanza c'erano alcune centinaia di balordi a volto coperto che stavano litigando con la polizia perché volevano menare le mani. In un paese civile le mani non le meni, e se le meni finisci in galera e non esci più. E se vai in piazza a volto coperto vai in galera e non esci più. Punto. Anche perché la solidarietà noi la facciamo. Noi da anni stiamo mandando tanti e tanti soldi per sviluppare tramite l'umanitaria padana la crescita di scuole e ospedali in Africa, senza riempirci la bocca di parole come qualche fenomeno che fa il generoso coi soldi degli altri, perché noi la generosità la pratichiamo tutti i giorni, in silenzio e con rispetto, perché Mare Nostrum è un'operazione schiavista e razzista. Questi vogliono portare qua persone disposte a vendere il proprio corpo e il proprio lavoro per 3 euro all'ora, magari a quelle cooperative rosse che noi speriamo di cacciare dall'Emilia, e che la Guardia di Finanza vada a controllare le cooperative false e non rompa le palle ai nostri artigiani, ai nostri imprenditori, ai nostri commercianti. Andate a vedere dove usano gli schiavi della premiata ditta Renzi Alfano, i novelli schiavisti. E fortunatamente qualcuno l'aveva detto anni fa, c'è un'invasione in corso. Decenni fa occuparono questo paese coi carri armati, oggi ci provano coi gommoni, e lo diceva una donna che se fosse viva oggi probabilmente sarebbe su questo palco, che è Oriana Fallaci, che però ci deve ricordare che non dobbiamo tacere. Tacere diventa una colpa in alcuni momenti storici, e quindi noi dobbiamo parlare, anche perché ci stanno rubando il senso delle parole, anche perché George Orwell, che i regimi li conosceva, diceva che i regimi prima di controllare la vita delle persone ne controllano il pensiero e le parole. E quindi ci sono associazioni e ordini dei giornalisti, ordini del cazzo, che dovrebbero essere chiusi domani mattina, che dicono che bisogna parlare di profughi, di migranti e di richiedenti asilo. Ora i numeri ci dicono che su 40.000
richieste di asilo politico fatte negli ultimi mesi 40.000, i rifugiati politici riconosciuti come tali sono stati 4.000, 4.000 su 40.000, e quindi noi non parliamo di profughi, ma parliamo di clandestini, perché clandestini sono e clandestini rimangono, e in quanto tali vanno riaccompagnati a casa con le buone maniere. Sì, perché poi non si accontentano, perché gli ospiti dell'hotel Bella Vista in Valtellina hanno protestato perché volevano gli spaghetti al pomodoro, perché gli ospiti di un agriturismo a 3 stelle nel centro della Sardegna sono andati a Nuoro a protestare perché mangiano male, poverini. Se ti trovi male qua, torna a casa tua, il mondo è grande, mangia quello che vuoi, bevi quello che vuoi, prega come vuoi, ma non in casa mia, non in casa mia, perché se vieni qua ci vieni con rispetto, ci vieni in punta di piedi e ci vieni rispettando quella che è la nostra storia, la nostra tradizione e anche la nostra religione. E anche la nostra religione, lo dico qua in Piazza Duomo, dove la Madonnina ogni tanto piange per le parole di qualcuno. Ma il problema, signori, il problema troppo spesso non viene da fuori, il problema ce l'abbiamo in casa nostra, perché quando ieri Monsignor D'Avanzo, direttore della Caritas di Milano, dice che la Lega alimenta paura e razzismo, o lo dice perché non ha capito, o lo dice perché qualcuno ci guadagna con l'immigrazione clandestina. Ma fortunatamente non è tutta la Chiesa, non è tutta la Chiesa, perché io ricordo che c'è anche una Chiesa che della povertà ha fatto testimonianza di vita. Domani verrà dichiarato beato in San Pietro un grande lombardo, Papa Paolo VI, che mise in vendita la tiara papale per aiutare i bisognosi, mentre c'è qualche vescovo che va in giro con gli anelloni d'oro, e io preferisco quelli che sono poveri veramente a quelli che vanno a predicare la povertà altrui. E io sono contento di aver conosciuto, prima che lasciasse questa terra, un grandissimo uomo di chiesa che era Monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Como. Che Dio ce lo riporti in terra, perché avremmo tanto bisogno di uomini come lui, che diceva che un conto è la libertà di religione e altro conto è la libertà di invasione. Invasione, lo diceva un vescovo, lo diciamo noi, ci stanno invadendo e noi abbiamo il diritto di esercitare la legittima difesa. Quando un popolo viene aggredito deve potersi difendere. E noi in questa piazza a Milano oggi rappresentiamo tutta l'Italia che non ne può più, perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese ai disabili che abbiamo qua davanti e che ringrazio per essere venuti in questa piazza in carrozzina. Il disabile vale 240 euro al mese e l'immigrato 1200. È un paese di merda quello che dà 200 euro a un disabile e 1200 euro a un immigrato clandestino. I soldi vanno a loro, non ad altri, a loro. È buonsenso, è solidarietà, perché la sinistra, quella con la villa a Cortina, preferisce fare la solidarietà a quelli che arrivano da lontano e magari 10 euro a quello che sta perdendo la casa perché gliela stanno rubando le banche sul suo pianerottolo, quello è troppo vicino e gli fa schifo alla sinistra, mentre io aiuto prima il mio vicino di casa e poi se mi avanza qualcosa aiuto chi arriva dall'altra parte del mondo. Questo mi hanno insegnato i miei genitori e questo dovrebbe essere praticato da chi ha lo stipendio pagato dai cittadini italiani. Perché non è possibile che dal carcere di Pordenone sia evaso questa settimana uno stupratore tunisino che come prima cosa ha ristuprato un'altra ragazza. Io farei una cosa molto semplice: ti tengo in galera 2 giorni,
applico la castrazione chimica e poi ti rispedisco da dove sei partito. Punto. Punto. Perché non voglio mantenerlo neanche in galera. E per i giornalisti poco informati o disattenti, ricordo che la castrazione chimica è sperimentata già in 8 paesi europei. Lo fai una volta, non lo fai la seconda volta. Lo fai una volta, non lo fai la seconda volta. E mi piacerebbe che il governo Renzi discutesse la proposta di legge della Lega che c'è in Parlamento proprio su questo tema. Prima abbiamo sentito Genova e l'Emilia, comuni terremotati, comuni alluvionati. È passata in Parlamento nella scorsa primavera una mozione della Lega Nord, perché noi facciamo, non parliamo, che chiedeva di non far pagare le tasse a chi ha perso la casa, a chi ha perso il negozio, a chi ha perso l'azienda sotto metri di fango. Ce l'hanno votata, ma poi se ne sono fregati, perché in Emilia, così come a Genova, dove la sinistra impera da 60 anni, gli alluvionati valgono meno degli immigrati. Gli alluvionati pagano le tasse e gli immigrati stanno in albergo. Io metterei gli alluvionati in albergo e gli immigrati a spalare il fango. Proviamo a vedere se l'integrazione passa attraverso questa leale collaborazione fra persone per bene. Legittima difesa, dicevamo. Oggi non è in piazza un imprenditore bergamasco che è in carcere da troppi giorni perché la mala giustizia italiana, l'infame giustizia italiana, l'ha condannato a 6 anni di galera perché ha ucciso un rapinatore che era entrato a casa sua. Noi abbiamo fatto, e si chiama Antonio, che arrivino ad Antonio nel carcere di Bergamo i saluti e alla sua famiglia e l'incoraggiamento di questa piazza. E noi abbiamo presentato domanda di grazia, sia al Ministro della Giustizia che al Presidente Napolitano. È vero che Antonio Monella non è un brigatista rosso, quindi probabilmente arriva un po' dopo, però io faccio appello e uso queste telecamere al presidente Napolitano, che l'altro giorno era spasso per Milano. Io arrivo al Quirinale anche domani mattina se lui firma la grazia per Antonio Monella. Io ci vado a piedi da Milano a Roma domani mattina, ma deve fare in fretta, perché la gente che non è abituata alla galera in galera ci sta male. E quindi, presidente, noi ci siamo. Se ti avanzano 5 minuti, noi ci siamo. È un paese strano questo, chiude 263 presidi di polizia e carabinieri in Italia perché non ci sono soldi, ma trova 1 miliardo di euro per Mare Nostrum. E noi il miliardo di euro lo userei, e anche qua, se a Renzi avanza tempo fra un selfie e un gelato, c'è una proposta di legge della Lega che guarda al futuro, che vorrebbe che in Italia, come in Francia, gli asili nido fossero gratuiti per tutti, perché sono dei costi insostenibili per le nostre famiglie. Asili nido gratuiti per tutti, quelli che non se lo possono permettere. E guarda caso costerebbe 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro per mandare all'asilo nido gratis i nostri bimbi e magari far nascere qualche bambino in più, perché nessuno mi toglie il dubbio che l'immigrazione clandestina sia programmata per sostituire un popolo con un altro popolo. Ti tolgo il lavoro, ti tolgo la casa, ti tolgo i figli, e i figli li porto già belli e che cresciuti dall'altra parte del mondo. No, no, i nostri ragazzi devono poter avere la voglia di sposarsi, di guardare il futuro, di mettere su famiglia. Poi per qualcuno, io ho visto che il sindaco di Roma, Marino, che secondo me se la gioca a Pisa Pia come sindaco peggiore d'Italia, non so fra l'uno o l'altro che se la vince, sta facendo il diavolo a 4 per riconoscere i matrimoni omosessuali.
Ora io ribadisco che la Lega è un movimento libero, di gente libera, quindi ognuno in camera da letto fa quello che vuole, non siamo noi a dover giudicare delle scelte di vita di nessuno, però la società si basa su alcuni principi che non si toccano, che ci ricordano che il matrimonio si fa fra l'uomo e la donna e i bambini vengono adottati da una mamma e da un papà, non dal genitore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 17. E penso anche che per gli omosessuali sia più importante poter lavorare e pagare meno tasse che non fare matrimoni finti, perché il furto del governo Renzi è nei confronti di tutti, eterosessuali e omosessuali, ci stanno ammazzando di tasse, perché in questa legge di stabilità non hanno tolto gli studi di settore, che è uno strumento di tortura fiscale che sta facendo chiudere migliaia di nostre imprese, perché non hanno cambiato loro la legge Fornero, una delle leggi più infame che siano state votate in Italia negli ultimi anni, ma la cambieremo noi, la cambierete voi con il referendum che faremo in primavera, che sarà un democratico calcio in culo alla signora Fornero e alla sua infame legge che ha rovinato milioni di italiani. Altro che Mare Nostrum, mettiamo la Fornero e la Boldrini su un gommone e vediamo chi se le prende, e vediamo chi se le prende. Secondo me ce le rimandano indietro dopo poco, non se le tengono per troppo tempo. Noi siamo qua per il dialogo, per la solidarietà. Quanti di voi, alzate la mano, quanti di voi in questa piazza sono iscritti o fanno volontariato? Sulla mano. Voi vi sentite cattivi? Voi lo andate a sbandierare? Voi lo fate guadagnandoci qualcosa? Voi lo fate coi soldi degli altri? E voi non siete comunisti, molto semplicemente. Voi non siete comunisti. E quindi la bontà di chi non è comunista è un po' meno buona, perché si sa che i comunisti sono più buoni degli altri. E vabbè. Questo non è la fine, ma è un inizio. Non è che stasera noi, tornando a casa sul pullman o in treno, ci diremo: va che bella manifestazione. 100.000 persone in Piazza Duomo, oneste, pulite, sorridenti, un mare di bandiere. Il problema e la battaglia comincia domani, perché da domani io, con tutti i dirigenti della Lega, abbiamo la responsabilità di ringraziarvi concretamente per questa giornata che avete tolto agli affetti, al lavoro, alla famiglia, che vi siete pagata di tasca vostra, non come qualche sindacato che organizza le gite premio in giro per l'Italia per prendere per il culo i lavoratori. E ogni riferimento alle Camusso e dintorni è puramente casuale, evidentemente. In questa piazza c'è gente che magari per venire qua con la moglie e con i figli ha speso 70-80 euro e quindi domani, che è domenica, non va in pizzeria, non va a far la gita. Ma ragazzi, o siamo pronti a rinunciare a qualcosa e a mettere a rischio, a mettere in gioco anche le nostre singole persone, oppure la pizza e il Luna Park saranno qualcosa che ci dimenticheremo. Quindi a me piacerebbe che da oggi nascesse una comunità. In questa piazza nasce una comunità di gente diversa, di gente che è arrivata da Trieste, è arrivata da Cuneo, è arrivata da Roma, è arrivata da Reggio Calabria, è arrivata da Viterbo, è arrivata dalla Sicilia, è arrivata dal Friuli. Gente splendida e diversa che però pretende che chi arriva qua porti rispetto. Chi arriva da immigrato a casa nostra deve portare rispetto, come hanno portato rispetto i milioni di migranti italiani, penso ai lombardi, penso ai veneti, che sono andati in giro per il mondo e non avevano gli alberghi a 3 stelle che li aspettavano in America. Perché l'immigrazione non è un diritto. Devi chiedere permesso, per favore, posso entrare in casa tua? Altrimenti, se arrivi qua e pretendi,
a calci nel di dietro torni da dove sei partito, punto. Non la faccio ancora lunga perché per molti di voi il ritorno a casa è lungo, però scusate. Però mi piacerebbe che da oggi, da questo sabato 18 ottobre, quando abbiamo pensato a questa manifestazione, abbiamo detto: dove la facciamo? La Lega o fa le cose da matti o non le fa. Noi abbiamo detto: la facciamo in Piazza Duomo. Qualcuno ha detto: ma riempire Piazza Duomo è difficile. Sindaci, guardate che spettacolo. Siete uno spettacolo, grazie. Siete uno spettacolo vero. E mi piacerebbe che oggi, fra coloro che sono in questa piazza, nascesse un patto. A ciascuno di voi chiedo un impegno personale, un sacrificio, la disponibilità a mettersi in gioco, a mettere in gioco il proprio passato, ma soprattutto il proprio futuro. Ora, se questa manifestazione convincerà qualche cretino a Bruxelles o a Roma a difendere i confini dell'Italia, vorrà dire che abbiamo avuto ragione. Se neanche queste 100.000 persone serviranno a far capire che in un paese civile le navi della Marina Militare servono per difendere i confini e non per dare una mano agli scafisti, cosa che stanno facendo. E poi c'è la TV di Stato, c'è la RAI che manda anche in onda gli sceneggiati strappalacrime e se ne fotte degli imprenditori italiani che muoiono e poi si stupiscono se non si paga il canone RAI. Non si paga il canone RAI, punto, basta. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Ebbene, dicevo che c'è Alfano, sta passando Alfano, anzi mi correggo, sbaglio io e sbagliate voi, non bisogna prenderselo con Alfano, è una povera persona, il problema ha un nome e un cognome. Il problema ha un nome e un cognome. Alfano è uno strumento, la Boldrini è uno strumento, Pisapia è uno strumento, Vendola è uno strumento. Il nemico dell'Italia e dei lavoratori italiani in questo momento si chiama Matteo Renzi. Nome e cognome. Sua maestà, sua divinità Matteo Renzi. È quello che è stato messo qua dagli uomini delle banche e della finanza per svendere all'estero quello che rimane dell'industria e dell'impresa italiana, e fino a che ci sarà uno di noi in vita tu non lo farai, caro Matteo. Torna pure a casa tua a ridere, a fare i selfie, ma tu le nostre imprese alle banche tedesche o americane non le vendi, non le regali, perché sono aziende nostre, frutto del lavoro dei nostri genitori e dei nostri nonni che rimarranno qua. E io aspetto con lui un confronto, un confronto. L'abbiamo chiesto a Beppe Grillo, che è un fenomeno, che è un fenomeno, che è un fenomeno perché qualche mese fa, probabilmente guardando i sondaggi, ha detto che Mare Nostrum porta in Italia tubercolosi, non l'avevano avvisato, non era, la rete non l'aveva avvisato, il blog non gli aveva comunicato che i suoi parlamentari a Roma avevano cancellato il reato di immigrazione clandestina. Mi fate pena, mi fate pena. E noi gli abbiamo detto: vediamoci per discutere di immigrazione, di euro, di tasse, e lui ha detto: non mi interessa un incontro ufficiale con la Lega Nord. Io ci ho dormito bene lo stesso, ve lo dico, non ci ho perso il sonno. Evidentemente per qualcuno la diretta streaming fa comodo quando ti confronti con idee deboli.
se ti confronti con idee forti come quelle della Lega, allora la diretta streaming non va più bene. E io lo dico agli elettori grillini, che sono persone per bene, a chi ha votato Movimento 5 Stelle per una politica più pulita: vi hanno preso in giro perché vi hanno fregato il voto nel nome della pulizia e poi votano tutto quello che la sinistra gli chiede di votare. Sono rossi dentro come i cocomeri, ma stanno tornando. Questi hanno una paura diavola dei sondaggi della Lega. Vi chiedo di non guardare i sondaggi. Noi stiamo crescendo, ma un militante della Lega non deve mai perdere la voglia di andare in giro col volantino e l'adesivo in tasca, perché noi siamo militanti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dal primo all'ultimo dei militanti e dei dirigenti. E il sondaggio vero lo facciamo alla fine, e i conti veri li facciamo alla fine. Abbiamo un momento economico difficile sia in Italia che all'interno, e quindi io al prossimo Consiglio federale chiederò un ulteriore sforzo economico, un ulteriore contributo economico ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali, agli assessori della Lega, perché il buon esempio deve venire dall'alto. E quindi quando io chiedo il sacrificio al militante con la tessera da 20 euro, devo essere io a dare il buon esempio. Ma se tutti andiamo avanti insieme, non ci ferma nessuno, non ci ferma nessuno. Una piazza come questa, se fosse piazza di violenti, adesso andrebbe in giro e sfascerebbe tutto. Noi torniamo a casa raccogliendo le bottigliette di plastica e raccogliendo le carte per terra, però da domani niente sarà più uguale. Io martedì sarò a Strasburgo e chiederò insieme ai nostri alleati, a partire da Marine Le Pen, che venga sospeso il trattato di Schengen e vengano controllati i confini, e vengano controllati i confini, perché non può essere solo l'Italia il paese dei balocchi. Io voglio sapere chi entra in casa mia, perché quel genio di Renzi dice: ma il primo novembre finisce Mare Nostrum e si chiama Triton, e chi se ne frega? Puoi chiamarlo Pippo, Pluto o Paperino, se gli cambi il nome, ma li vai a prendere in mezzo al mare, li porti in Italia, in Italia restano, per noi non cambia niente. Noi diamo ancora qualche giorno di tempo al governo per fare marcia indietro, altrimenti a metà novembre, in accordo con tutti i nostri sindaci, fate arrivare un applauso a sindaci che si dannano l'anima dalla mattina alla sera. O fermano questa vergogna, comunque la chiamino, oppure andremo noi. Andremo noi. Io chiederò personalmente a ciascuno dei sindaci di darmi il nome di 30-40 disoccupati, cassintegrati del loro paese, del loro comune, che una casa non ce l'hanno, e gli alberghi che sono regalati agli immigrati che sbarcano domani mattina, noi li andremo a riempire coi nostri disoccupati, noi li andremo a occupare coi nostri disoccupati. Perché i veri profughi in Italia sono gli italiani in questo momento, altro che chi arriva dall'altra parte del mondo. E quindi andremo davanti a quelle prefetture a portare i nostri anziani, i nostri giovani che un albergo e una casa non ce l'hanno. E se diranno di no ai nostri, li denunceremo, perché i veri razzisti sono loro, e quegli alberghi ce li prendiamo noi, e le case popolari le prendiamo noi per la nostra gente. Sgomberare tutte le case popolari occupate abusivamente. Neanche una moschea, neanche una moschea, e ce lo diciamo in Piazza Duomo, deve essere costruita da gente per cui la donna non vale niente. Donna e uomo hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e se la tua religione dice qualcosa di diverso, vai a casa tua a fartela la moschea, e non venire a rompere le palle qua, perché qua siamo gente per bene, e le donne e gli uomini le trattiamo da persone per bene. Questo è un impegno che ci prendiamo l'un l'altro. Vi ringrazio, anche perché ho sostanzialmente esaurito le energie e la voce, e vi auguro un buon rientro a casa. E pensateci, però pensateci, perché non basterà questa manifestazione sicuramente importante,
ma fra non molto saremo chiamati a metterci in gioco e ciascuno di voi e ciascuno di noi sarà chiamato anche a rischiare qualcosa di suo, dal punto di vista economico, pacifico e democratico evidentemente. Però uno Stato, una dittatura come questa, perché in Italia e a Bruxelles ci sono due dittature, mi hanno detto che sono andato a trovare il dittatore Putin, io farei cambio fra Renzi e Putin domani mattina, è sicuramente molto più democratico quello che sta a Mosca rispetto a quello che viene da Firenze, non c'è il minimo dubbio. Ma l'emergenza vera è a Bruxelles, dove fan finta che ci sia la democrazia, ma dove intorno a un tavolo si raduna un manipolo di loschi, banchieri, finanzieri e affaristi a decidere come far morire di fame 400 milioni di europei per andare a comprare i loro prodotti e vendere le loro schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. L'emergenza democratica purtroppo è a Bruxelles, quindi noi l'indipendenza, il federalismo, l'autonomia la dobbiamo chiedere sia dallo Stato centrale che dall'Unione Europea. Oggi siamo 101.000, la prossima volta non ci sarà una piazza pronta a contenerci, perché se ci sarà bisogno la prossima volta serenamente, pacificamente, a volto scoperto, saremo buoni ma non fessi. Quindi questo è l'ultimo avviso che diamo a Roma e a Bruxelles: o fermate l'immigrazione clandestina voi, o l'immigrazione clandestina la fermiamo noi, la ferma questa piazza, qualcuno la deve fermare. E quindi, mentre ci sono palloncini ben auguranti che si liberano verso il cielo, perché questa è una manifestazione per il nostro futuro e per i nostri bambini, io vi saluto, vi ringrazio di cuore perché ci date l'energia per combattere 24 ore su 24 per il vostro interesse, per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. La vostra presenza è la miglior riconoscenza per il nostro lavoro. Vi chiedo solo, anche se non lo conoscete, visto che siamo in una piazza per me sacra e visto che noi fra un anno e mezzo proveremo a liberare Milano da una delle calamità naturali più disastrose che si sono abbattute su questa città negli ultimi 50 anni, però quella ce la vediamo noi, non è un problema. Vi chiedo l'impegno che chi oggi è stato in questa piazza si senta come gli svizzeri. Gli svizzeri sono, da quando nascono a quando muoiono, al servizio dello Stato. La Svizzera è un paese neutrale, un paese pacifico, non è un paese di pirla, e lì il servizio militare dura tutta la vita, perché quando c'è bisogno, dai 18 agli 80 anni, dagli uomini alle donne, per difendere la propria gente, tutti sono pronti a muoversi. E quindi io chiedo a chi ha fatto lo sforzo di essere in questa piazza di prendere la mano di chi ha di fianco e non lo conosce, sia a destra che a sinistra, di tirarla su, lo possono fare anche i sindaci, e di fare un patto che chi oggi è venuto in questa piazza, lo faccio anch'io stravolentieri, chi è venuto in questa piazza è disposto a mettere in gioco se stesso per il bene e il futuro pacifico dei propri figli e dei propri nipoti, perché questa è casa nostra e in casa nostra ci vengono solo le persone per bene, tutti gli altri devono tornare a casa loro. Grazie, viva la Lega, viva tutti quanti voi e viva questa splendida piazza, esempio di solidarietà, di generosità, di accoglienza, ma di forza. O l'immigrazione la fermano loro oppure ci pensiamo noi. Grazie ragazzi, siete uno spettacolo. Viva la Lega! Milano, fatevi sentire! Più forte! La dice la canzone nasce a Napoli e certamente a Minghe a tutti i tori. Sorriente Margellina a tutti i popoli, gli avrà cantato al mio milione di voi. Mi speri che si offenderà nessuno se parlo mancicina anche a de nu. Tutti insieme! Oh,
mia bella Madonnina, che te berrime de lontà, tu t'adore Ticinina, ti te domine Milà. Sotto a ti se vive la vita, se sta mai coi mani in ma, canta in tu lontan de Napoli se mer, ma poi vieni anche a Milà. Adesso che la canzone de Roma magica veni nel cupolone ruganti, se spate non del te verrò terragica, e esagerem me pare un cicini, speren che venga minga la mania.